visto che ti do del tuo, cioè, che hai parlato di svuotamento dei centri storici, di questa forza grossa delle multinazionali e della grande distribuzione, noi alla Camera abbiamo presentato una proposta di legge che verrà discussa tra il 7 e il 14 ottobre, che si occupa proprio di questo tema. Visto che il nostro tessuto, come dava benissimo il dato poco fa, siamo al 98%, la piccola e media impresa rappresenta il 98%, è un caso, cioè l'Italia è un caso particolare, non è così in tutto il mondo, cioè noi viviamo con la piccola e media impresa, una piccola e media impresa fa vivere tutta una famiglia intera, è una cosa bellissima di socialità, è veramente bella la nostra nazione. Monti, con la liberalizzazione delle aperture domenicali, ha fatto un favore alla grande distribuzione, perché si è venduto dicendo che sarebbero aumentati i consumi. I dati statistici ad oggi dicono che i consumi non sono aumentati, ma si sono spostati nel fine settimana, favorendo chi? La grande distribuzione e i suoi amici, perché è la grande distribuzione e sono i suoi amici. Quindi state attenti, perché dal 7 al 14 avremo la possibilità finalmente di regolare le aperture domenicali, demandarle alla regione e evitare che la grande distribuzione resti aperta tutte le domeniche, prendendo il mercato alla piccola e media impresa, che è il nostro tessuto produttivo. Mi veniva in mente ora anche un discorso, cioè perché dà tanto fastidio quel 98% di piccole imprese? Perché quel 98% di piccole imprese non possono essere gestite, cioè perché si parla da tanti anni di accorpamento, di allargare soprattutto le piccole imprese, di farle diventare medie? C'è una tecnica proprio per levarle di mezzo, perché sono scomode, perché noi abbiamo dimostrato nel corso del tempo che le nostre piccole imprese erano centri di eccellenza. Allora, se questi centri di eccellenza non sono controllabili, ovviamente fanno dei danni a livello di concorrenza estera. Ora poi dico anche un'altra cosa, io sono no contrario all'euro, di più, perché sono contrario all'euro? Non perché mi sono svegliato una mattina e l'euro mi sta antipatico, ma semplicemente perché oggi noi abbiamo un mercato unico dove ci sono delle differenze abissali. Noi paghiamo il 70% in più degli altri, della media europea, l'energia elettrica, e l'energia elettrica è una delle prime voci di spesa delle nostre aziende, tu lo sai. Il costo del lavoro è il doppio della media europea. La tassazione, noi siamo quasi a una tassazione reale del quasi il 70%. Appunto, noi abbiamo il primato. Cioè, come si può, noi si parla tanto di concorrenza, no? Si apre alla competitività. No, noi bisogna aprire alla cooperazione. La competitività è mettere gli uni contro gli altri, è esattamente quello che il libero mercato fa, ma questo non è un libero mercato, loro parlano, mettono la parola libero e se ne lavano le mani, ma questo è un mercato truccato dove le regole sono truccate semplicemente perché alcuni paesi beneficiano di alcuni privilegi che noi non abbiamo grazie alla moneta unica europea. Quindi come possiamo noi competere con qualcuno che, facciamo 100 metri, qualcuno parte da 50 metri e qualcuno da meno 50 e noi siamo a meno 50, chi arriva prima secondo voi? Allora, com'è possibile pensare un qualcosa se prima non abbiamo creato un substrato culturale di cooperazione fra i popoli? Questa è l'Europa unita. Non è l'Europa unita perché abbiamo una moneta comune, la moneta comune è esattamente un mezzo soprattutto per togliere sovranità, per togliere e per prevaricare gli stati. Questo è quello che stanno facendo adesso. Pure sull'euro volevo dire una cosa.
scusate, poi non parlo più, ma mi tirano anche sull'euro, proprio, la questione qual è? Quando eravamo paesi differenti, non uniti, non con una moneta unica, nel momento in cui l'Italia perdeva mercato, la propria moneta perdeva mercato e questo perdeva valore. E questo cosa permetteva? Permetteva all'Italia di essere più competitiva con i propri pezzi all'estero. Quindi nel momento in cui si è pensato alla moneta unica, a una unione europea, non si è pensato a uno strumento che permettesse una differenziazione di valore dei paesi, che ne facevano parte, e questo ha causato appunto differenza tra paesi come la Germania che vanno a milioni di chilometri orari e paesi come l'Italia o la Grecia o il Portogallo che in questo momento vanno a 10 chilometri orari. Questo è uno dei grossi problemi appunto della moneta unica. Volevo chiedere a Pierluigi appunto di questi strumenti che noi possiamo avere, di che cos'è Arcipelago, di che cos'è lo SHEC, di che cos'è l'Emporio Territoriale, vediamo un po', e poi si deve fare un po' di domande. Una cosa velocissima, per ancorare al territorio la ricchezza, noi utilizziamo un sistema di scambio che si accompagna all'euro. L'euro diventa ovviamente, ci ha impoverito del potere di acquisto, noi lo incrementiamo con quel mezzo di scambio che naturalmente noi chiamiamo buoni della solidarietà che cammina, che è lo SHEC. È uno strumento come tanti altri che serve per ricostruire il tessuto fra comunità e imprenditoria locale. Naturalmente non è un qualcosa che chiude, ma è un qualcosa che è a carattere nazionale, ma ovviamente privilegia prima le comunità locali e poi le interazioni fra le varie comunità locali. Questi sono piccoli strumenti che però servono tantissimo per ricreare quel tessuto che ci preparerà a quella crescita dei prossimi anni. Ora hanno ragione, il fondo l'abbiamo toccato e probabilmente ora quest'anno e l'anno prossimo ci toccherà consolidarlo prima di poterci risollevare. In questa fase, tenete presente, 2 anni sono lunghi, molte aziende continueranno a chiudere, sempre di più, e quindi noi dobbiamo quanto più possibile sostenere con i nostri soldi le imprese locali. E ovviamente ci sono dei modi per farlo, ci sono dei modi soprattutto per rimettere in piedi quei settori che sono totalmente scomparsi. L'agricoltura oggi, chi fa l'agricoltore è un eroe, è veramente un eroe. Sì, no, purtroppo solo in Italia. Questo però, guardate, da una parte noi siamo in una situazione che è veramente peggio di così, io credo che la storia dell'Italia, anche non unita, non l'ha mai vissuta, però potrebbe essere veramente l'occasione per eliminare tutte quelle storture che la nostra Italia ha accumulato, grazie anche, io stavo leggendo il libro di Giovanni Fasanella, Una lunga trattativa, e ve lo consiglio, perché è la storia della mafia. E questo libro, insieme poi al libro di Imposimate 55 giorni, dice perché lo citi parlando di economia? Perché sono due libri che ci dimostrano quanto l'Italia sia sempre stata una colonia e mai un paese libero. Quanto il potere sia sempre stato in collusione con la mafia, quanto il potere sia la mafia, specialmente negli ultimi anni. Ecco, questo ci impone anche uno scatto morale, cioè nel senso ora ci dobbiamo alzare e dire tutti basta. Basta di questo stato di cose, basta di queste collusioni, basta di queste parole senza sostanza, noi dobbiamo cominciare a partire da noi stessi, ricominciare a prendere in mano le redini del nostro destino, e lo possiamo fare solamente se tutti insieme i componenti di una comunità cominciano a collaborare con le proprie imprese,
cominciano a sostenersi gli uni con gli altri. Cioè, questo, ragazzi, non è un discorso cristiano, un discorso, no, è un discorso che senza il quale quando si ripartirà, probabilmente a quel punto si ripartirà con le regole che ci avranno dato da fuori, e allora non solo saranno danni per tutti, ma sarà una maggiorazione di una situazione che è già pessima. Allora, o ribaltiamo questa situazione a nostro favore, potrebbe diventarlo veramente a nostro favore, semplicemente perché l'Italia è sempre stata, la banca le abbiamo inventate noi, il sistema finanziario lo abbiamo inventato noi. Noi abbiamo inventato, nel Rinascimento abbiamo inventato quello che era la scienza, la tecnica, tutto quello che noi abbiamo portato poi è stato a beneficio di tutta l'umanità che ha seguito quelle strade. Oggi noi siamo ancora, perché ci sono delle eccellenze, io collaboro con Daniel Tarozzi per quanto riguarda l'Italia che cambia. Daniel Tarozzi è un giornalista che ha fatto 6 mesi in giro per l'Italia con un camper, è andato a trovare tutte quelle realtà di cui i giornali non parlano, ma sono comunità che si stanno rimboccando le mani, che stanno recuperando dei terreni incolti, stanno facendo il senso di comunità, la Val di Susa, tutto quello che ovviamente costruisce una comunità nazionale. Allora, questa Italia probabilmente è quella su cui si fonderà la ripresa, se noi riusciamo a sostenerla e se, soprattutto se riusciamo a connetterla in rete, a metterla in rete. Quindi questo è una delle azioni che è imprescindibile non prenderla in considerazione. Non aspettiamoci le soluzioni dall'alto, ma cominciamo a farle noi dal basso, e questo è il lavoro che dobbiamo fare, a cominciare da subito. A questo punto, considerando anche l'orario, io inizierei con le domande. Se volete fare delle domande, c'è Alberto che vi porta il microfono.